Good morning Genova, vi vado a presentare oggi un libro di Lorenzo Berardi che si chiama Radio Cronache. È interessantissimo perché parla di quelle radio che trasmettevano in italiano da oltre Cortina, quando c'era la guerra fredda prima dell'89, quindi si parla di Radio Praga, Radio Mosca, Radio Tirana, Radio Belgrado e tutte radio che non erano unite da un filo conduttore comune, perché comunque le differenze ideologiche e politiche erano molto molto diverse. L'autarchia rigorosa di Radio Tirana confliggeva con le radio un po' più aperte come Radio Praga. C'erano radio come Radio Mosca che erano molto vicine al Partito Comunista Italiano, altre come Radio Belgrado e la stessa Radio Tirana che invece proprio non avevano nessun contatto, e queste radio appunto trasmettevano notiziari e trasmissioni in italiano che venivano appunto anche ascoltate nella nostra penisola, in cui si andava dalla propaganda pura e dura dei fasti del comunismo fino a notizie insomma un po' più equilibrate. Il libro è interessantissimo, dettagliatissimo, ci sono cose anche molto molto curiose, e un vero pezzo di storia che ormai è scomparso, perché alcuni di queste radio sì ci sono ancora e trasmettono anche trasmissioni in italiano, ma insomma si è perso un po' tutto quel mondo lontano pre-89. Radio Cronache di Lorenzo Berardi, consigliatissimo. Good morning Genova.